Respiro profondamente. Presto su, mi allungo, cresco bene verso il soffitto. E da lì piano scendo, mi appoggio sul pavimento, sposto bene i glutei. Le ginocchia sono tese, i piedi sono incollati al pavimento. Risucchio bene l'ombelico, mi allungo bene verso il basso con le braccia. Torno al centro col bacino, piego e stendo. Inspiro, scendo e tiro, salgo. Fuori bene l'aria. Stendo bene le ginocchia. Fuori bene l'aria quando il bacino va su. Resto lì, inspiro, cresco con la destra. Espiro, torno. Inspiro, cresco con la sinistra. Espiro, torno, ancora in destra. Espiro, torno, ancora in sinistra. Espiro, torno, schiaccio le ginocchia, avvicino i piedi e piano srotolo risucchiando l'ombelico. Da questa posizione inspiro, scendo, espiro, salgo. Fuori bene l'aria, quando torno su, le gambe sono vicine, i piedi sono vicini, incastro bene la testa quando scendo. Lunghe le braccia. Ogni volta che torno al centro, apro bene le spalle, spingo indietro i palmi delle mani. Ogni volta che scendo, adesso sale un tallone, prima il destro, poi il sinistro, e cresco bene col ginocchio verso l'alto. Posso anche rallentare, ma affondo sempre bene col bacino. Resisto. Resto col tallone destro su, molleggio 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sul sinistro sono 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Salgo e scendo con entrambi, senza far crollare il bacino. Resisto, dritte le braccia. Appoggio tutti e due i talloni, slancio bene le braccia in avanti e lungo i fianchi. Respiro, resisto. Resto su con le braccia, apro, chiudo le ginocchia. 5, 4, 3, 2, 1. Piano torno al centro, srotolo. Un respiro grande. Scendo a sinistra, mi allungo oltre il ginocchio senza chiudermi in avanti col torace. Passo la punta, piego il ginocchio, su con le braccia. Salgo nella stessa posizione, prendo l'altro piede senza spostare la punta in fuori. Torno coi piedi in parallelo, piano scendo verso destra. Scivolo oltre il ginocchio, non mi chiudo in avanti col torace. Posto la punta, piego il ginocchio, su con le braccia. Salgo nella stessa posizione, prendo l'altro piede. E da lì piano avvicino tutti e due i piedi e srotolo risucchiando l'ombelico. Prima posizione, extra ruoto a partire dalle anche, allungo le braccia in avanti, plie, inspiro, scendo, espiro, salgo. Schiaccio bene le cosce, contraggo bene i glutei, spingo bene in basso con i talloni. Doppio, inspiro per due, espiro, salgo. In ed est. Sento l'attivazione del gluteo quando torno al centro, dritte le braccia davanti alla spalla. Resto giù, molleggio, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Resto lì e slancio le braccia verso l'alto e lungo i fianchi. Respiro, resisto, mi allungo bene. Resto su con le braccia, candelabro, inspiro, apro, inspiro, torno. Come nei gomiti. E sincronizzo
delle gambe. Tiro, apro e tiro, torno. Fuori bene l'aria, schiaccio bene i gomiti al centro. Cinque, quattro, tre, due, uno. Apro ancora, ma da lì cresco e affondo bene coi gomiti e con le scapole verso il basso. Inspiro, salgo e tiro, scendo e affondo. Dieci, nove, otto. Apro bene le spalle. Sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno. E stop. Un respiro grande. Va bene, ritorno ancora in prima posizione. E da lì, ragazze, inspiro, apro, scendo in plié, torno al centro. Gran plié. 10, 9, 8, 7. Schiaccio bene le cosce quando torno al centro. 5, 4, 3, 2, 1. Resto giù, molleggio. 5, 4, 3, 2, 1 e torno al centro. Stessa cosa a sinistra. Inspiro, apro e tiro, torno. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Resto giù, molleggio. 5, 4, 3, 2, 1. Schiaccio le ginocchia, mi allungo e sposto i glutei, destra e sinistra. Piano mi sposto verso sinistra e da lì piego e stendo le ginocchia. Inspiro, scendo e tiro, salgo. Fuori bene l'aria quando salgo su col bacino. Allungo bene tutta la catena posteriore, sento l'allungamento. Arrivo al mio massimo senza sfidarlo. Resto su, formo un triangolo perfetto con le ginocchia. Quindi le schiaccio e da lì salgo sulle punte e affondo con i talloni indietro, sempre mantenendo le ginocchia schiacciate. Inspiro, salgo sulla punta, espiro, affondo col tallone indietro. Dritte le gambe. Ancora due. E piano mi sposto a destra, stessa cosa. Inspiro, scendo e tiro, salgo. Piego e stendo le ginocchia. Fuori bene l'aria quando arrivo su. Resto su, formo un triangolo perfetto con le gambe, salgo sulle punte, scendo coi talloni. Inspiro, salgo sulle punte, espiro, affondo col tallone. Ancora due. E stop, torno al centro, avvicino i piedi e piano srotolo risucchiando l'ombelico. Molto bene. Apro in prima posizione, allungo le braccia verso l'alto e da lì, estirando, scendono le braccia, salgono i talloni. Normalmente lo facciamo appoggiandoci alla sedia. Oggi ci svincoliamo dall'appoggio. Ci concentriamo. Per farlo bisogna contrarre bene il gluteo, mantenere l'equilibrio. Piano e bene, inspiro, salgo, espiro, affondo. Sono 5, 4, 3, 2, 1. Resto lì, ragazze. Allungo le braccia in avanti. Respiro, faccio 2-3 respiri profondi. Contraggo bene i glutei, resisto. E da lì piano scendo e mi tuffo in avanti. Mi allungo verso il pavimento e cresco in avanti senza piegare le ginocchia. Quindi gambe dritte, mi allungo bene in avanti e piano srotolo risucchiando l'ombelico. Molto bene. Prendiamo i pesetti. Riscaldiamo anche le braccia.
parto in prima posizione, palmo verso l'alto, gomiti stretti, fino al torace. E da lì, ragazze, inspiro, salgo e tiro, torno. La mia postura non è rilassata, sto risucchiando l'ombelico, sto contraendo i glutei, inspiro, salgo e tiro, torno. Freno sia in salita che in discesa, piano e bene. C'è una ragazza che è arrivata adesso, posso chiederti di togliere il microfono, di disattivarlo? Grazie mille. Resto su, inspiro, apro, inspiro, torno. Su bene i gomiti, le braccia restano parallele al pavimento, apro bene il torace e torno al centro. 5, 4, 3, 2, 1, resto in apertura, da lì sposto il palmo verso il basso e comincio a chiudere e aprire, muovo soltanto i gomiti, ok? Solo l'avambraccio si muove e sincronizzo anche il plié, inspiro, apro, inspiro, torno. 5, 4, 3, 2, 1, resto giù e da lì continuo, solo braccia, 10, 9, 8, resisto, 7, sui gomiti, 6, 5, 4, 3, 2, 1, resto in apertura, candelabro, e da lì chiudo e apro, sincronizzo anche il plié con le gambe, inspiro, apro, inspiro, torno, 10, 9, 8, 7, 6, 5, resisto, 4, 3, 2, 1, resto in apertura, piccoli molleggi, resto lì, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, inspiro, cresco e tiro, scendo a fondo con i gomiti e le scapole, come prima ma coi pesetti, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, resisto, 3, 2, 1, e stop, un respiro grande, molto bene, passo direttamente nella seconda posizione, quindi punte in fuori, apertura dei piedi più larga rispetto al bacino, parto con il palmo verso l'alto, i gomiti attaccati al torace e da lì inspiro, allungo le braccia in avanti, scendo in plié e tiro, torno. Come se stessi sollevando un vassoio. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Scendo ancora, molleggio. 5, 4, 3, 2, 1. Da lì apro, ragazze. Piano scendo dietro il ginocchio destro e dietro il sinistro, piano e bene, delicatamente. Ancora due. E stop, da lì torno al centro. Molto bene. A questo punto resto in apertura con il gomito, nel senso che dirigo i palmi verso l'esterno, ok? E piano, inspiro, salgo, espiro, torno col braccio, Quindi inspiro, scendo, espiro, salgo. È un curl laterale. Resto lì, piano, 10, 9, piccoli molleggi sia con le braccia che con le gambe. 5, 4, 3, 2, 1, allungo, piccoli cerchi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, torno indietro, sono 10, 9, 8,
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, mi fermo lì e piano chiudo e apro, come prima, ma siamo in grand plié. Sincronizzo anche il movimento delle gambe. Inspiro, apro, estiro, torno, il ginocchio si muove verso il secondo terzo dito del piede. 10, 9, sui gomiti, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, torno giù in plié, unisco le mani al centro e mi allungo, piccoli pugni, allungo bene il braccio, destra, sinistra, 10, 9, 8, 7, 6, resisto, 5, 4, 3, 2, 1, avanti, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, e stop, schiaccio le ginocchia, mi appoggio e piano sposto i glutei a destra e a sinistra. Respiro profondamente, riprendo fiato e da lì piano avvicino i piedi e srotolo risucchiando l'ombelico. Molto bene, possiamo sia bere un pezzo d'acqua che prendere la sedia. Direi che possiamo bypassare le canzoni di Natale per adesso. Ok. Bene. Allora, oggi cominciamo con gli esercizi un po' più difficili. Quindi cominciamo con l'attitude, l'ultimo movimento che vi ho insegnato. Cosa facciamo? Partiamo con i piedi uniti, la nostra sedia è sempre in avanti, quindi manteniamo lunga la leva del braccio, ok? Da lì apro in prima posizione, extraruotando la gamba a partire dalle anche. Ok, da questa posizione piano scendo in plié, mi appoggio col gomito sulla sedia, aprendo bene il petto, rilasso bene le spalle. Da questa posizione, ragazze, salgo su col ginocchio e sposto dietro la gamba, in modo da avere un'apertura massima dell'anca. La coscia deve essere parallela al pavimento. E da lì piano comincio a stendere la gamba, torno indietro. 10, 9, inspiro allungo, estiro, torno. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, resto indietro, molleggio, piccoli palzi, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, resisto, 1, da questa posizione mi chiudo in avanti e mi apro indietro, ancora chiudo e apro indietro, extraruoto bene l'anca, e apro indietro. Ogni volta che torno in attitude salgo su bene con la coscia, faccio attenzione che la coscia rimanga parallela al pavimento. 3, 2, 1, resto lì, piccoli palzi, verso il muro che avete dietro di voi. 5, 4, 3, 2, 1, e stop, prendo il ginocchio, apro l'anca e stendo la gamba in appoggio. Da questa posizione stimolo il movimento che abbiamo fatto prima, ma stavolta mi chiudo al massimo, mi piego sul ginocchio, inspirandomi apro, cresco, extraruoto l'anca. 5, pianissimo. 4, spingo bene il ginocchio indietro con la mano. 2, 1, resto su in apertura, apro bene l'anca, apro bene le spalle e apro bene il petto, resto lì. Va bene, incrocio e allungo.
visto che siamo in lateral position, ritorno sempre in appoggio con il gomito sulla sedia, e da questa posizione allungo la punta destra in fuori in modo che comunque i piedi siano sulla stessa linea, e da lì, senza muovere il bacino ma solo contraendo il gluteo, comincio a salire e scendere con un movimento controllato. La punta tocca, ritorna indietro. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Resto su, piccoli cerchi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Torno indietro, sono 10, 9, 8, 7, 6, 5, resisto 4, 3, 2, 1, mi allungo in avanti, riposo un attimo e da lì inspiro, salgo, espiro, incrocio dietro, salgo e allungo in avanti, inspiro, salgo, espiro, scendo, ancora in, dietro, in, avanti, 10, 9, 8, 7, 6, respiro, 5, 4, 3, 2, 1, e sto, mi incrocio e mi allungo. E sto. Possiamo rifare tutto dall'altra parte, quindi spostiamo la sedia a destra e riposizioniamoci in attitude. Quindi parto con i piedi uniti, apro in prima posizione, scendo in plié, avvicino bene la sedia in modo da appoggiarmi comodamente con l'avambraccio, apro bene le spalle, apro bene il petto e da lì salgo su col ginocchio, spingo indietro, extraruotando bene l'anca. La coscia deve essere parallela al pavimento e da lì comincio a stendere e torno indietro col polpaccio. Inspiro lungo, espiro, torno. 10, la coscia immobile. 9, 8, 7, mi concentro. 6, 5, 4, 3, 2, 1, resto indietro, posiziono ancora bene la coscia se si è spostata dalla posizione giusta. E da lì, ragazze, molleggio, piccoli palzi, 10, in due tempi, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, da questa posizione mi chiudo e mi apro, spingo indietro bene col piede, apro ed extraruoto l'anca, mi chiudo, apro, extraruoto, spingo bene il piede indietro, come vedete la mia coscia spinge indietro verso il muro che c'è dietro di me. 5, 4, 3, 2, 1, resto indietro, piccoli palzi verso il muro. 10, 9, 8, 7, 6, 5, resisto, 4, 3, 2, 1, e stop. Prendo il ginocchio, stendo la gamba d'appoggio e da questa posizione piano inspiro, mi chiudo al massimo, espiro, mi apro. E ancora 10, 9, 8, apro bene l'anca, mi aiuto con la mano, 7, 6, 5, 4, resisto, 3, 2, 1, resto su, apro bene, mantengo la posizione, rilasso bene le spalle, ancora 3, 2, 1, e sto, incrocio e allungo, respiro profondamente, molto bene. Da lì, ragazze, spostiamo ancora la sedia dall'altra parte, prendiamo solo un pesetto, recuperiamo il nostro pesetto. Parto con i piedi uniti, apro in prima posizione extra ruotando a partire dalle anche,
appoggio il mio pesetto sul fianco e da lì scendo in plié, allungo bene il braccio in modo che la mia leva sia lunga, posiziono bene la sedia, sposto la punta in avanti ma mantenendo il ginocchio piegato. E da questa posizione comincio a salire e scendere. Inspiro, salgo e spiro, torno. Ma mantengo tutte e due le ginocchia piegate. La colonna è ferma, immobile, dritta. 10, 9, 8, 7, 6, 5, resisto, 4, 3, 2, 1, mi appoggio, riposo un attimo e da questa posizione allungo il braccio e la gamba in avanti e scivolo lungo il polpaccio verso il ginocchio, aprendo bene l'anca quando torno indietro, allungo e scivolo, torno, inspiro, allungo e tiro, torno, sono 10, 9, 8, piano 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e stop. Chiudo il ginocchio e quindi mi ritrovo con le due gambe parallele, come è la fisiologia normale. Ginocchio e gomito sono piegati e da lì inspiro allungo, scendo in affondo e tiro, salgo. Tiro il pesetto indietro come se stessi tirando una corda verso di me. Inspiro allungo, espiro torno. Il ginocchio scende perpendicolare al pavimento. Sono 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, dritto il braccio, 3, 2, 1. Resto su da questa posizione. Mi allungo, formo una T e piano torno indietro, come una bilancia. Inspiro, mi allungo, espiro, torno. Piano, sono 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, resti lì, molleggio, piccoli palpi, guardo verso il basso, 10, 9, 8, 7, 6, resisto, 5, 4, 3, 2, 1, da questa posizione mi chiudo e mi allungo, sono 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, allungo la punta indietro, resto piegata sul ginocchio e da lì in diagonale mi chiudo e mi allungo, veloci, 10, 9, 8, 7, 6, 5, resisto, 4, 3, 2, 1, e stop, allunghiamo il gluteo della gamba in appoggio. Tallone sinistro sul ginocchio destro, mi allungo bene, incastro bene la testa, stendo bene col ginocchio verso il basso, sento l'allungamento del gluteo, respiro profondamente e piano salgo su e cambiamo posizione. Quindi sposto la sedia dall'altra parte. Ok, anche da questo lato. Oggi anche la lirica, eh? Dunque, parto con i piedi uniti, il pesetto parte a livello del fianco, apro in prima posizione, lungo il braccio in avanti, scendo in prima posizione, sposto la punta in avanti, lasciando piegato il ginocchio. E da lì comincio a salire e scendere. Inspiro, salgo e tiro, torno. 10, 9, 8, 7, 6, resisto, 5, 4, 3, 2, 1. Mi appoggio, riposo un attimo. Da questa posizione
mi allungo col braccio e la gamba, risalgo con la punta dal polpaccio verso il ginocchio, aprendo bene l'anca. Inspiro, allungo, espiro, torno. 10, 9, 8, 7, piano, 6, 5, 4, 3, 2, 1, mi chiudo. Quindi ritorno in parallelo, chiudo bene sia il gomito che il ginocchio, da questa posizione inspiro, allungo il braccio, scendo in affondo, espirando torno indietro. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, resto su. Da questa posizione inspiro, mi allungo in avanti, formo una T, espiro, torno come una bilancia. 10, 9, piano e bene. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, resto lì, molleggio, piccoli passi, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, da questa posizione mi chiudo e mi allungo, inspiro, allungo, inspiro, torno, 10, 9, 8, repito, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, chiudo, appoggio indietro la punta, resto piegata sul ginocchio, mi allungo in diagonale velocemente e quindi da lì chiudo e allungo. 10, 9, veloci, 8, 7, repito, 6, 5, 4, 3, 2, 1, peso, allunghiamo il gluteo della gamba che era in appoggio, quindi tallone destro sul ginocchio sinistro, scendo e allungo, incastro bene la testa, piego bene il ginocchio, più affondo col ginocchio verso il basso, più sentirò l'allungamento del gluteo. Respiro profondamente, riprendo fiato. Ok, piano srotolo, ritorniamo dall'altro lato, lasciamo per un attimo il pesetto. Ok, cominciamo con i relevé, quindi parto con i piedi uniti, tengo lungo il braccio, la nostra leva sarà sempre lunga, la sedia in avanti, comincio a salire sulle punte, affondo col tallone, inspiro, salgo, espiro, affondo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, salgo su, lie, apro, chiudo, su e torno, relevé, lie, apro, chiudo, su e torno, e ancora, giù, apro, chiudo, torno, affondo, e continuo così, articolo bene tutti i movimenti, apro bene le anche quando scendo giù in plié. Apro, chiudo, torno, affondo. Resto in plié, apro e torno con le ginocchia al centro. 10, 9, 8, 7, 6, resisto, 5, 4, 3, 2, 1 e piano, torno, affondo. Apro in prima posizione, straruotando la gamba a partire dalle anche. E da lì piano comincio a scendere in gran plié e torno al centro. Inspiro, apro e tiro, torno. Ne facciamo giusto 10 perché li abbiamo fatti già prima. 10, 9, 8, 7,
6 5 4 3 2 resto giù, molleggio 5 4 3 2 1, mi fermo, salgo e torno con tutti e due i talloni. 10 9 8, resisto, 7 6 5 4 3 2 1, schiaccio le ginocchia, mi allungo verso il basso, sposto bene i glutei, allungo bene tutta la catena posteriore. E da lì piano avvicino i piedi e srotolo risucchiando l'ombelico. Ancora, parto con i piedi uniti, prima posizione, salgo in mezzo alle vesti. Unisco bene i talloni e da lì comincio a scendere in diamond squat, torno al centro. Spesso molte mi riferiscono di debolezze al ginocchio. Vi consiglio di non affondare molto coi plié quando le vostre ginocchia sono un po' traballanti. Quindi vi fermate più o meno a metà. Non affondate troppo, ok? Da lì salgo, cresco col braccio, apro e torno. Inspiro lungo e tiro, torno. 10, 9, 8, 7, 6, resisto, 5, 4, 3, 2, 1, e stop. Appoggio il resto in prima posizione, mi tuffo in avanti, mi allungo verso il pavimento senza piegare le ginocchia. Respiro profondamente e da lì piano srotolo risucchiando l'ombelico. Ok, sempre dalla prima posizione salgo ancora in mezzo relevé, unisco bene i talloni, inspiro, apro e tiro, torno. Ogni volta che torno al centro contraggo bene i glutei, schiaccio bene le cosce e affondo bene con il bacino verso il basso, ma con la colonna dritta, perpendicolare al pavimento. 10, 9, 8, resisto, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Resto lì, allungo le braccia in avanti, salgo e scendo, alternando i talloni. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, resisto, 3, 2, 1, e stop, schiaccio le ginocchia, mi allungo verso il basso, sposto i glutei, respiro profondamente, riprendo fiato, torno al centro col bacino, vicino ai piedi e srotolo risucchiando l'ombelico. Va bene, passiamo dall'altra parte. Anche stavolta parto con la leva lunga del braccio, piedi uniti, comincio a salire sulle punte, affondo coi talloni. Inspiro, salgo e tiro, torno. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Adesso salgo in relevé, plié, apro, chiudo, torno, appoggio e continuo così. Apro, chiudo, torno, appoggio, relevé, plié, apro, chiudo, torno, affondo, plié, apro, chiudo, torno e appoggio. Ognuno continua con i suoi tempi e articolando bene tutti i movimenti. Stendo con la colonna dritta, lascio lunga la leva del braccio e resto giù, apro, chiudo le ginocchia. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, e da lì piano salgo e ritorno. Apro in prima posizione, grand plié, inspiro, apro, inspiro, torno. 10, 9, 7,
6, 5, 4, 3, 2, 1, resto lì, molleggio, 5, 4, 3, 2, 1, mi fermo, salgo e affondo coi talloni, sono 10, 9, 8, resisto, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, schiaccio le ginocchia, mi allungo e sposto bene i glutei destra-sinistra, respiro profondamente e riprendo fiato. Allungo bene tutta la catena posteriore, se voglio potenziare l'allungamento risucchio bene l'ombelico. E da lì piano avvicino i piedi e srotolo risucchiando l'ombelico. Molto bene. Parto con i piedi uniti, apro in prima posizione, salgo in mezzo relevé, unisco bene i talloni e da lì comincio ad affondare in diamond squat, ritorno su. Inspiro, scendo, espiro, salgo. Fuori bene l'aria. Quando torno su, schiaccio bene le cosce, contraggo bene i glutei e cresco anche col braccio, apro, torno. Inspiro, salgo, espiro, scendo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, e stop. Scendo in prima, quindi ancora con le punte extra ruotate, mi tuffo in avanti, mi allungo bene, risucchio l'ombelico, non piego le ginocchia, lascio le punte extra ruotate, resto lì, faccio dei bei respiri profondi, mi allungo bene e piano sdrotolo risucchiando l'ombelico. Molto bene, ritorno in relevé, unisco bene i talloni e da lì inspiro, apro, inspiro, torno, scendo con la colonna dritta. Ogni volta che torno al centro schiaccio bene le cosce, contraggo bene i glutei. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, resto lì e piano salgo e scendo alternando i talloni. 10, 9, 8, resisto, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, e piano schiaccio le ginocchia, mi allungo verso il basso e sposto i glutei a destra e a sinistra. Respiro, resisto, mi riposo, torno al centro col bacino, mi sposto verso il piede destro, provo ad allungarmi verso il ginocchio. Quindi provo ad avvicinare la testa verso il ginocchio, senza esagerare, sento però l'allungamento di tutti i muscoli ischio-crurali, che sono i muscoli che si trovano dietro la coscia. Resto lì e piano mi sposto sul piede sinistro e mi allungo, faccio la stessa cosa. Resto lì, respiro profondamente. Piano avvicino i piedi, torno al centro e srotolo risucchiando l'ombelico. Molto bene, adesso ci sbarazziamo della sedia, se volete potete bere un goccio d'acqua, prendiamo i pesetti per gli ultimi sforzi, dai! Allora, ragazze, adesso raggiungiamo la seconda posizione, quindi parto con i piedi uniti, apro in prima posizione, apro sia le braccia all'esterno, faccio un passo in apertura. Quindi l'apertura dei miei piedi deve essere maggiore rispetto a quella del bacino. Le braccia sono in apertura, i gomiti sono alla stessa altezza delle spalle. E da lì piano scendo in plié, incrocio dietro ma salgo con le braccia verso il soffitto. Sono 10, piano e bene, 9, 8, 7, cresco bene, 6, 5,
4, 3, 2, 1, resto lì, molleggio, 5, 4, 3, 2, 1, mi fermo e solo con gli avambracci inspiro, scendo, inspiro, salgo, piano bene, 10, 9, 8, 7, 6, resisto, 5, 4, 3, 2, 1, e stop, torno al centro, un respiro grande, facciamo la stessa cosa a destra, apro ancora, e da lì, scendo in piedi, e torno indietro, incrocio, e allungo il braccio del centro dritto, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, resto lì, 5, 4, 3, 2, 1, mi fermo, posto solo gli avambracci, inspiro, scendo, inspiro, salgo, 10, 9, 8, resisto, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ciao, 1, e da lì piano, torno al centro, respiro, ancora 1, proviamo con i pesetti ad allungarsi lateralmente, quindi da lì inspiro, apro la destra, espiro, contraggo bene le coste, comprimo bene le coste lateralmente, inspiro, apro, espiro, torno, ancora la sinistra, inspiro, apro, espiro, contraggo bene le coste, chiudo bene la catena laterale, ancora torno, destra, inspiro, apro, espiro, torno. Non devo scivolare verso il ginocchio, devo sentire proprio le coste che si chiudono lateralmente. Torno, sinistra, l'ultima volta, inspiro, apro, espiro, torno. Devo gonfiare la pancia, devo creare una pressione positiva all'interno della pancia. E torno, va bene. Possiamo lasciare i pesetti, prendiamo il tappetino, facciamo gli ultimi allungamenti. Parto con un'apertura dei piedi pari a quella del bacino e da lì piano scendo in down dog position, comincio a salire sulle punte e scendere coi talloni, inspiro, salgo, espiro, scendo. Nel fare questo movimento non devo dimenticare di lasciare libero il collo, di non dare tensione alla cervicale, quindi rilasso bene le spalle, mi concentro più che altro sul rilassamento della testa, delle spalle, del cingolo scapolare. Tanto i piedi vanno da soli. Resto in affondo col tallone e da lì schiaccio bene le ascelle verso le ginocchia. Respiro, risucchio l'ombelico, mi allungo bene. Da questa posizione piego e stendo. Inspiro, scendo, inspiro, salgo. Poche ripetizioni, ma allunghiamoci bene verso l'alto. Resto su, schiaccio bene le ascelle verso le ginocchia e unisco i piedi. Da questa posizione salgo con la gamba destra, mi allungo bene senza estraruotare l'ancia e col piede in flex. Resto lì, mi allungo. Faccio 2-3 respiri profondi, mantengo la posizione. Torno al centro, salgo con la sinistra, allungo bene la gamba, piede in flex, non extraruoto l'anca. Torno al centro e piano scendo in quadrupedia. La testa segue la colonna e il bacino in neutro. E da lì piano risucchio l'ombelico, torno indietro. Mobilizzo bene tutta la colonna. Ogni volta che inverto la curva faccio scendere bene le scapole indietro.
Cause I got all these worries running through my head. And it's hard to keep pushing forward. E mi siedo sui talloni, c'hai il pole. Si vola in avanti con le mani, schiaccia bene le ascelle verso il pavimento. Il braccio sinistro corre sotto l'ascella destra, guardo la mano in schiaccio. Apro lo stesso braccio dall'altra parte e schiaccio. Torno al centro. Il braccio destro corre sotto l'ascella sinistra, guardo la mano e schiaccio. Apro lo stesso braccio dall'altra parte e schiaccio. E torno al centro, scivolo con le braccia sotto, le spalle appoggio la fronte, decomprimo, resto lì, respiro profondamente. Pianissimo ritorno in quadrupedia. Avvicino leggermente le ginocchia una vicino all'altra e da lì allungo la gamba destra senza appoggiare le braccia. Cosa faccio? Mi chiudo col ginocchio verso la testa, quindi mi chiudo al massimo e mi allungo al massimo, allungando anche la testa verso l'alto insieme alla gamba. Espiro, mi chiudo al massimo. Inspiro, cresco e allungo sia la gamba che la testa. Ancora in, mi chiudo. Espiro, allungo. Iperestendo sia la testa che il ginocchio. Ancora due volte. Stiamo bene. Ancora chiudo. E inspirandomi allungo, resto lì, mantengo la posizione il più possibile. Faccio due respiri profondi. E stop, torno al centro. Stessa cosa con la sinistra. Allungo e da lì piano, estirandomi chiudo al massimo. Inspirando allungo, cresco sia con la testa che con la gamba. Estiro, mi chiudo. Inspiro, allungo. Ancora esso, mi chiudo. Inspiro, iperestendo. Ancora esso, mi chiudo. L'ultima volta, in, mi allungo. Esso, mi chiudo al massimo. E resto su in allungamento. Mantengo la posizione. Resto lì. 3, 2, 1, esso. Mi siedo ancora sui talloni. Fai il pose, schiaccio bene le ascelle verso il pavimento. Ok, piano ci portiamo in plank position. Quindi il bacino deve essere alla stessa altezza delle spalle. Il ginocchio destro si sposta verso il gomito destro, scivola lungo l'avambraccio e si appoggia sul tappetino. Intraruoto il piede, scivolo con l'altra gamba indietro. Spinge. Faccio crescere bene la testa in direzione della colonna, faccio scendere bene le scapole e sento l'allungamento degli ischiocrurali, i muscoli che si trovano dietro la coscia. Resto lì, non cado verso destra, non mi siedo sul gluteo, devo rimanere al centro, nel mio baricentro perfetto. Da lì, se ci riesco, mi appoggio con gli avambracci sul tappetino e faccio ancora scivolare indietro le scapole, facendo crescere la testa in avanti. Se ci riesco, mi allungo in avanti, altrimenti rimango nella prima o nella seconda posizione. Faccio 2-3 respiri profondi. Piano scivolo indietro con le mani sotto le spalle, punto le dita del piede e mi riporto in plank. Il ginocchio sinistro si sposta verso il gomito sinistro, scivolo lungo l'avambraccio, intraruoto il piede e allungo la gamba dietro. Stessa cosa, faccio scendere bene le scapole, spingo verso il pavimento con tutto il palmo della mano, rimanendo dritta con le braccia. Quindi spingo bene con le braccia verso il pavimento, faccio scendere le scapole, sento l'allungamento, più la gamba va indietro, più riesco ad allungare gli ischiocrurali della gamba piegata. Mi appoggio sugli avambracci, stessa cosa, faccio scendere bene le scapole, faccio crescere la testa in avanti in direzione della colonna. E da lì piano, se ci riesco, mi allungo in avanti. Faccio dei respiri profondi. Se non riesco
ad allungarmi, rimango nella prima o nella seconda posizione, sempre nel mio baricentro, senza cadere sul gluteo, senza appoggiarmi sul gluteo. Piano scivolo indietro con le mani sotto le spalle, punto le dita, ritorno in plank e mi appoggio con le ginocchia. Sposto il piede sinistro in avanti e allungo l'iliopsoas. Schiaccio bene il bacino verso il pavimento. Punto le dita, mi spingo rigida in avanti. Resto indietro col tallone, appoggio il ginocchio, inspiro, salgo, cresco. Espiro, torno, sposto il braccio oltre il ginocchio, mi apro anche da questo lato. Sposto il braccio e lo sguardo indietro, appoggio la mano sulla coscia, se ci riesco tiro la punta del piede, sempre spingendo col bacino verso il basso. Resto lì, faccio dei respiri profondi. Stavolta devo sentire l'allungamento della parte anteriore della coscia. Mi raccomando. Piano, scompongo la posizione. E sposto il piede destro in avanti. Stessa cosa. Schiaccio bene il bacino verso il pavimento. Punto le dita, mi spingo rigida in avanti, il ginocchio esteso, resto indietro col tallone, appoggio il ginocchio, inspiro, salgo, cresco. Espiro, torno, sposto il braccio oltre il ginocchio, mi apro anche da questo lato. Cresco bene verso il soffitto, ma sempre spingendo il bacino in basso. Sposto il braccio e lo sguardo indietro, appoggio la mano sulla coscia, se ci riesco tiro la punta, altrimenti resto solo in appoggio con la mano sulla coscia. Mantengo la posizione, spingo il bacino in basso, altrimenti non ha senso. Devo sentire tutta la parte anteriore della coscia che si allunga. Resto lì, respiro profondamente. Piano torno indietro. Ci sediamo sulle punte, se non si gira la testa, appoggiamo i talloni, salgo su col bacino, ma le ginocchia restano piegate. Lascio la testa, le braccia, pendoloni, sento la forza di gravità, dico no con la testa, lascio andare bene la cervicale, rilasso bene il braccio cervicale. Da questa posizione, medio sul tendine d'Achille, appoggio l'avambraccio sul polpaccio, mi allungo, schiaccio bene le ginocchia e provo ad avvicinarmi con la testa verso le ginocchia, verso le gambe. Anche se le ginocchia non si schiacciano del tutto, ci provo comunque, sento l'allungamento soprattutto degli ischiocrurali. Resto lì, mi allungo bene. Faccio dei respiri profondi, mantengo questo allungamento. Provo anche a potenziarlo un po', senza esagerare. Mi piego ancora sulle ginocchia, prendo i gomiti tra le mani, mi lascio andare. Le spalle, la testa, le braccia sono pesantissime. Mi lascio andare verso il pavimento. Respiro. E da lì mi appoggio sulle tibie, cresco in avanti con la testa in direzione della colonna, facendo scendere le scapole. Su bene il sedere. E piano srotolo, risucchiando l'ombelico. Respiro profondamente. E vi ringrazio, ragazze. Allora, faccio l'ultima foto ai partecipanti, perché mi sembra che sia arrivato qualcun altro. Benissimo. Allora, blocchiamo la musica. Grazie a te, Giorgia. Prego, ragazze. È andata bene? Sì. Riuscirete a sentirmi, vedermi bene? Ok. Sì, sì. Va bene, dai. Buona serata a tutte.
Ciao a tutti, ciao. Buona serata. Ciao. Grazie. Ciao. Ciao.